Accademia Acrobatica. Ci sono varie palestre dove ci sono le buche, i tumbling, i trampolini dove fare ginnastica. Iniziamo a riscaldarci tutte insieme con la musica, correndo così, poi ci dividiamo nei vari attrezzi che sono tumbling, trampolino e il trampolone e anche il tavolato. Qual è stata secondo voi la parte più faticosa del cambio cesenattico? Allora, per me il riscaldamento e il potenziamento di addominali e... Perché ne facciamo un sacco. Esatto. E quindi ti ritrovavi alla sera con un male da tutte le parti. Ecco. E invece Anna, secondo te? Per me scioltezza e svegliarsi presto la mattina. Scioltezza, le insegnanti dicono che non ti fa avere male alla mattina, ma non è vero. Perché si ha sempre male lo stesso. Scioltezza è quando fai la ti prepari la spaccata, i ponti, tutte le rovesciate. E alla mattina dopo hai male a qualunque muscolo. Quindi noi insegnanti vi diciamo una bugia solo per farvela fare. Esatto. Ok. Invece, qual è la parte che proprio preferite di più in assoluto durante la giornata? La parte che preferiamo nella giornata è quando andiamo agli attrezzi, sì. Perché ovviamente impariamo cose nuove ed è anche divertente, e anche quando andiamo in piscina. In piscina e anche al mare, vi piace il mare? Io non ci sono mai andata perché comunque il mare qua c'è Cesenatico, non per offendere, però... Ok, invece... Piscina, che tu piscina? Dopo la piscina andiamo a mangiare e dopo facciamo un altro allenamento di 2 ore e mezza nel pomeriggio. Quindi sono 5 ore al giorno. Allenamento, torniamo di nuovo in piscina. Oppure al mare, vero? Esatto. Poi la sera andiamo a cena e dopo cena andiamo fuori. Cosa avete imparato questa settimana? Io ho imparato il salto avanti a trampolino, la ruota sulla trave alta, rondata salto indietro a tumbling e a trampolino, salto teso con avvitamento. Ok, tu cosa hai imparato, Lilia? Ho imparato a fare i cinghietti con la Chiara Grillini, ho imparato a fare il salto avanti teso e il salto avanti teso con mezzo avvitamento. Ho imparato ruota sulla trave, salto avanti. Allora, ho imparato la ruota senza mani su tumbling e il flick avanti. Tu, Anna? Io la ribaltata tumbling e il salto avanti stoppato, sempre a tumbling. Sempre a tumbling.
imparato il doppio, però non arrivo ancora perfettamente in piedi. E poi gli avvitamenti, c'è un avvitamento. Sara, tu cosa hai imparato? Io ho imparato il salto avanti e rondata flick indietro. Ah, ho imparato anche rondata salto indietro. Ok. Arrabbiata. Mm. Però comunque oggi, l'ultimo giorno, ci sono riuscita. Grande. Tu invece? Io ho imparato salto avanti, arrivo in piedi, salto teso, arrivo sdraiata. Ah, fantastico. Tu invece? Io salto teso e sto imparando salto teso con gira d'assa. Con l'avvitamento. Allora, ho imparato ruota senza mani. Sì. E fioretto alla parallela. Andata flip doppio. Ele. Allora, andata flip doppio. Dove? A Danzi. E anche andata flip avvitamento. L'avvitamento è sempre a Danzi. Poi vabbè, ho provato a fare il doppio teso al trampolino. E doppio carpo al trampolino. E il doppio raccolto al trampolino. Nelly. Io invece ho fatto rondata flick doppio a tumbling, il doppio carpio a trampolino e anche quello raccolto, ho fatto ribaltata teso sul tavolato e salto salto sul tavolato. Melli, tu cosa hai imparato? Teso a trampolino. Brava. E hai imparato anche un'altra cosa. Vai. Rondata flick salto al volteggio. Salto avanti teso, rondata flick flick, rondata salto dietro, rondata salto dietro teso e mano a mano sto imparando l'avvitamento. Ok, Matilde? Io ho imparato la ruota senza mani, il salto teso al trampolino e un po' rondata flick. Ok, Emma? Io ho imparato l'ondata, salta avanti. Giorgia? Ruota sulla trave bassa e flick avanti. Brava. Tu, Franci? Franci 1. Ho imparato salta avanti, sì? Flick avanti, ruota sulla trave e verticale sulla trave. Tu, Franci? Ribaltata avanti sul tumbling. E la Maggie cosa ha imparato? Io ribaltata avanti sul tumbling, ruota sulla trave e rovesciata avanti sulla trave. Ok. Tu, vero? Salto avanti carpiato, a trampolino e anche teso. Io ho imparato il salto teso e basta. E basta. Io ho imparato il salto teso, rondata flick, ruota senza e poi quando faccio bene il salto teso la Valentina prova a farmi girare per farmi provare l'avvitamento. Ok. Io ho imparato rondata salto dietro, il salto teso, poi la rovesciata indietro sulla trave e un po' rondata flick. Abbiamo due gemelle, dite un po' come vi chiamate? Sofia e Giulia. Ok, voi non siete di Bologna, non siete della nostra società Energy, diteci prima di che società siete?
Polisportiva Casellina. Casellina, che è una società della Toscana. E come avete scoperto il nostro camp? Perché stavo cercando un camp che non sapeva cosa fare e si è cercato su internet e si è trovato. Ah, avete trovato il nostro? Ok, e questa settimana vi siete divertite? Cosa vi è piaciuto fare? Io mi sono divertita tanto e ho imparato molte cose. Ho migliorato l'ondata flick, poi ho imparato l'ondata salto e l'ultimo giorno l'ondata teso. Oh, che bello! Tu cosa hai imparato? Io ho imparato l'ondata salto e basta. Basta. Allora, la sera abbiamo detto che dopo cena siamo uscite, abbiamo fatto tante cose diverse. Cosa abbiamo fatto? Ad esempio, la prima sera siamo andate in una palestra a giocare con gli attrezzi che c'erano. L'altra sera siamo andati a prendere il gelato tutti insieme, e che era molto buono. E un'altra siamo andati a fare i balli di gruppo in riva al mare. Siamo andati a ballare in spiaggia. Discoteca. E vi siete divertite? Sì. La terza sera siamo andate a fare delle miss, cioè che è un gioco dove praticamente tra tutte le partecipanti sono divise in categorie. Loro devono vincere il Miss Cesenatico, che è il ruolo VIP. Il VIP. Quali sono le categorie di Miss Cesenatico? Quest'anno c'era Miss Gemelline, Miss Attrice, Miss Pettino, Miss Eleganza, Miss Pigiama, Miss Spiaggia. Forse basta, abbiamo finito. Soprattutto quando sono arrivata prima in Miss Pettinatura con Giada.
Tra tutte quelle che vincono di queste, si sfidano di nuovo per vincere Miss Cesenatico, che esatto. Ha il ruolo VIP, come ho detto prima. Cosa vi è piaciuto di più fare questa settimana? Mi è piaciuto andare in buca e poi andare in piscina e ad Atlantica. E ad Atlantica. Sara? A me è piaciuto andare ad Atlantica. Ok. A me è piaciuto andare ad Atlantica in piscina. Anche il pranzo e la cena. Il pranzo e la cena? E anche la colazione. Sì. Era buono il cibo. Sì. Mi è piaciuto tanto andare ad Atlantica perché è molto divertente fare tutti gli scivoli. Puoi stare in piscina, andare in discoteca. Ci si diverte.